Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Dunque, nello scorso video ho cominciato il gioco, ho fatto il livello 1 e 2, ovviamente al 100%, e oggi vorrei un attimino parlare con questo simpatico figura. Vediamo un po'. Waddle Dee del negozio di souvenir. Ciao, sono venuto qui da un mondo lontano. Lavoro in un fantastico parco di divertimenti chiamato Magolandia, dove gestisco il negozio di souvenir. Registrerò tutti i souvenir che puoi portare con te nei vari livelli. Ricordi solo di selezionare il souvenir che desideri utilizzare. Bene, come posso aiutarti? Maschere ne abbiamo. Waddle Dee e posso metterle per andare nei livelli con la maschera? Forse non mi fa colpire dai nemici? Allora, provo questa qua di Rick, dai, vediamo come va. Ok, ci sta. Grazie di essere passato. Se vuoi togliere la maschera, premi R. Per indossarla di nuovo, premi un'altra volta R, però l'analogico destro, ecco. Precisiamo. Voglio dirti una cosa. Souvenir, vediamo un po' che cosa c'hai. Ah, per aiutarci nei livelli. Sfera abilità casuale e questo oggetto diventerà disponibile dopo che avrai completato 50 missioni. Ah, ok. Direi piuttosto di andare ad affrontare il livello 3. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Tra l'altro, non mi attacca? Invece sì. Divento quindi il mostro che assorbo lo stesso, però con la maschera in più. Dicevo, nella demo ho scoperto che si può andare nella stanza di Hal. O Hall, se preferite. Dovrebbe chiamarsi Hal Laboratories, ma non importa. Quindi so che ci si può andare. E qui anche, ovviamente, è un gioco completo anche, quindi non c'è problema. Allora, questa porta bisognava aprirla per forza, quindi non capisco perché stesse nascosta. Ma comunque non importa. Ora abbiamo i cannoni che non posso distruggere. È ovvio. Io che ci provo. Dai, bravo, spara. Vediamo un po', ce n'è un altro qua? Non sembra. Ok, l'elettro, quello di prima. Ah, certo, per farti andare senza troppa difficoltà, vero? Ma se io volessi andare lo stesso, invece? Vabbè, facile comunque, facile, vabbè. Ah sì, vabbè. Potevo anche evitare di venire colpito, ma non importa. Ok, e sotto un ingranaggio. Beh, grazie, se mi metti la grata dove posso passare attraverso è normale che ci passi, no? Magari portava alla sconfitta inevitabile, ma non è così. Oh cielo, che succede? Ah, ma non rimane per sempre in alto. Ah. Ok. Questo è andato. E questo pure. Ma che succede? Qua sopra niente. Strano. Amico mio, mi dispiace, ma. Due colpi ci vuole a quello, eh? Che strano, cioè non è che offre un livello di sfida diverso questo, quindi boh, non capisco. Potrei diventare spada, sì, effettivamente avrebbe senso diventare Kirby Lama. Vai, leviamolo, dai. Vabbè, niente. Ho sbagliato tutto. Questo conta come un nemico grosso, quindi dovrei essere in grado di assorbirlo, giusto? E sparare poi. Ah, ecco. Ora ha senso. Bene. Ah, ma tutto questo per un gelato l'ho fatto. Vabbè, sono. Ah, potevo romperli con la testa. Va bene. Ah, scusami, volevo assorbirti in realtà. Grazie. C'è altro? No, andiamo. Let's go. Oh, Waddle Dee. Kirby Mago. Vabbè, raggio, sì, mago, vabbè, io sono speciale, quindi lo chiamo raggio. Siamo amici di vecchia data, io e Kirby, quindi. Ah! Aspetta, però. Io. No, aspetta, vorrei andare qua sotto un attimo prima a vedere una cosa. No, c'è la morte, quindi evito. Allora, la chiave eccola qui. Dai. Non mi guardare brutto tu, coso. Ecco qua, è il penultimo ingranaggio di questo livello.
Vediamo di prendere anche il terzo, così sono felice. Ok, fatta. E andiamo. Non si può scivolare, peccato. Se non sbaglio anche questi fanno i raggi, vero? Magari non sempre, però li fanno. E qui si casca? Sì. Ora posso anche romperli volendo. No, voglio fare una cosa particolare. Ecco qua, pronto. Niente, volevo romperlo. Ok, pattern un po' strano, ma posso capire. Quindi l'ultimo ingranaggio penso che sia in questa stanza ora. Sì, va bene, anche ci provo a cascare lì solo, che so, si vede che sono... Oh no, devo andare più veloce di lui, vero? Ma dai! No, era fatto quello, proprio era fatto apposta a saltare lì in quel momento, eh. Diciamoci la verità. Ah, ci picchia. Ah, beh, non importa. No, si casca lui! Ma dai! Non ci pensavo minimamente, è vero che questo si casca. Dimmi che ricompare. Dimmi che ricompare, ti prego. Non ho molta voglia di rifare il livello, sinceramente. No, lui non ricompare. Accidenti. E vabbè, rifaccio il livello. Non ci stavo pensando minimamente che lui potesse cadere. Però sì, lo fa. Lui lo fa. Mannaggia a me. Oddio, chi è questo? Che fa questo? Ehi. Trombetta. Oi oi. Ah. Tra l'altro ho scoperto che se assorbo due nemici insieme posso fare un'abilità randomica. Quindi magari se ci riesco ci provo. Però devono stare insieme questi nemici, se no come faccio? Livello 4 sbloccato, ma devo rifare il 3. Andiamo. Eccola qua, presa. E andiamo a prendere l'ultimo ingranaggio. Tutte le sfere del livello 1-3. Grazie. Ed ecco fatto, rifinito il livello con tutte quante e tre le sfere di energia prese. Oh, che bello vederlo così. Allora, facciamo anche il livello 4, ma questo posto qui mi pare un po' sospetto, non lo so, boh. In genere il primo nemico di Kirby è sempre Wispy Woods. Non me ne racconta, giusta. Ma andiamo nel livello 4, che ha ben 4 ingranaggi. Sì, sfere. Lo cielo, oh. Nah, volevo prenderlo entrambi. Ah, peccato. Non è facile prendere due nemici insieme. Va bene, quindi cerchiamo di prendere tutti e quattro gli ingranaggi a questo giro. Oh no, questo casca, vero? Ah, lo sapevo che cascava. Beh, c'è anche della demo, sì. In teoria, per farmi male, sono un lasso di coppe. E quindi, per entrare nella porta, nella stanza di Hal Laboratories, c'è un metodo particolare. Che vedremo proprio oggi. Va bene. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Aspetta però. Qui c'era un ingranaggio. Ah, certo. Ora ricordo. Qui. Beh, la demo sì, l'ho giocata.
Veloce, veloce, veloce. Eccolo. Ok. Bisognava andare qui. E poi tornare indietro, se non ricordo male. Eccolo qua. Sì, è un po' strano per entrare nella stanza di Hal nei giochi Kirby. Ma questo è quello che ricordo più strano di tutti. Anche perché quello di Star Allies non me lo ricordo. Quindi, buono così, dai. Abbiamo potere della sabbia, che dovrebbe essere nuovo. La mano sabbia, wow. E pugno. Tempesta di sabbia. E una palla di sabbia, ok. Il simbolo di Hal, il logo. E un nuovo power up, che dovrebbe essere il Mecha Kirby. Posso caricare un raggio? Super potente a quanto pare. E fare delle palle di fuoco e lasciare una mina a terra. Ah, e così faccio lo sparo a terra, va bene. Ci sta, perfetto. Allora, direi di andare con Mecha Kirby o con Kirby Sabbia. Beh, Mecha Kirby mi pare davvero OP, quindi andrò con lui, dai. Mi pare molto forte. Proseguiamo allora. Oddio, che è quello? Nemico bello questo. Oioi. A parte che sono invincibile ora, quindi che sto facendo? Posso anche correre quanto voglio. Tomato? Ah, con lui volo. Basta che tengo premuto A e un biglietto per Magolandia? Ah! Forte! devo stare attento qui. Ci sono le stalattiti che cascano dal cielo. Dal soffitto, sì. Oioi! Questo? Ah, l'ombrello, certo! Non lo lanciare, prendilo, che mi serve per proteggermi da eventuali danni. Kirby, grazie. Ecco, non riuscivo a salire. Ah, c'è quello nuovo? Bene, prendo quello nuovo allora. Sì, sarà quasi esaurito. Piano, che è qua? Rumba, che è questo rumore? Devo lasciarlo, mi dispiace. Ah, ma contro l'avvicinato fa le fiamme, certo. Ok. Bene, c'ha sempre un attacco da scontro ravvicinato, scontro a distanza. E a questo punto credo che gli altri due ingranaggi ce l'abbia il nemico, giusto? Quello che abbiamo incontrato anche nel primo livello. Andiamo. Oi! Ah! Allora facciamo così, guarda. Ah, non posso assorbirlo così? Ma così sì! Eccolo! Drago di fuoco! Vediamo un po' che combina. Wow! Kirby! Io do un consiglio però. Anche meno, eh! È bellissimo! Ah, lo lancia all'altezza mia! Beh, esatto, è giusto, non è una critica. Cioè, ok, lo sto spalmando di continuo sto attacco. Beh, è buonissimo come attacco. Ok, e ora anche qui sotto, vai. Bellissimo. Però non basta. Ecco qua. Vai, mi ha cotto bene la carne ora. Oh, non l'ho preso questo? Ehi, attenzione. Bruciato Wispy Woods? Sembra, ma non è.
e si apre la fenditura. Penso di non avere limiti di tempo per affrontarla. Quindi vado un attimo qui sotto che non c'è nulla in realtà. E andiamo nella fenditura. Mi toglie il potere e c'è il muro che mi insegue, vero? Eh sì, devo scappare. Come l'altra volta, vai, inseguiamo la sfera che ci fa strada. Oi, oi. Aiuto, vai. Ah, si è già fermata. Ah, ma siamo arrivati. Il muro si può respingere da quello che ho visto, però non è che serva molto. Allora, prendiamo foglia o ghiaccio? No, che è quello elettro? Quello elettro, sì, allora prendo questo qui. Faccio foglie lama? Quanto potente è foglie lama? Abbastanza. Ok. Va bene, beh, andiamo con lui, proviamoci. Ma così è facile. No damage, tra l'altro. Oh, tutte le sfere di livello 1-4, che bello. Andiamo allora. Magari nel prossimo livello vedo un attimino Magolandia, così per capire. Magari un attimino per prendere confidenza con tutto. A voi vi lascio stare, non meritate di fare una brutta fine. È una cosa bella non fare una brutta fine, no? Ma guarda un po', il livello del boss. Chi se l'aspettava? Nel parco Magolandia puoi utilizzare biglietti timbri per ottenere timbri. Raccogliene quanti più possibile per ottenere souvenir speciali. Mi levo la maschera. E me la posso rimettere con un gesto solo. Me la levo, dai, per il boss voglio essere presentabile. Quindi senza maschera. No, il fuoco è più giusto, no? È un albero. Ragazzi, io continuo ad attaccarlo senza sosta. No, mi ha preso! Aiuto! No, non mi mangiare, non sono buono a mangiare. La cosa che mi dà più fastidio è aver preso danni. Potevo farle no damage, ma vabbè.
l'hai fatta, Kirby! L'astromarca di 9 remi! Grazie mille! Spero che riuscirai a trovare presto le altre parti. Conto su di te. E non dimenticare di cercare anche le sfere di energia. Se ne troverai a sufficienza, le porte dell'astromarca si riattiveranno. Ci sono dei minigiochi a cui potrai giocare con i tuoi amici. Poi ci sono le stanze delle abilità, dove potrai provare tutte le abilità che vorrai. E infine ci sono delle sfide che metteranno a dura prova le tue capacità. Se troverai abbastanza sfere di energia, riattivare le porte sarà uno scherzo. Mi raccomando, se ne vedi una, non fartela scappare. Wow, hai già trovato 13 sfere di energia! Ottimo lavoro, Kirby! Hai riattivato la porta di una sfida! Si trova nella stanza a destra, vai a provare! Lo proveremo la prossima volta, senza problemi. Ah, tu dici ora? No, guarda, vado anche al Parco Magolandia la prossima volta. Facciamo minigiochi e Parco Magolandia, così prendiamo confidenza con tutto quanto. Ah, tu sei qui? Ok. Allora direi che magari possiamo concludere qui il video. Amici, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Kirby's Return to Dreamland. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!